proprio dell'energia elettrica. La grande sintesi attraverso Pietro Ubaldi. Un secondo esempio. Il principio che l'universo si compone dividendosi e riunendosi di due metà inverse e complementari è generale e unico. Tutto ciò che è ha il suo inverso senza cui è incompleto. Il segno meno, complementare del segno più, proprio dell'energia elettrica, lo ritrovate dall'atomo composto di un nucleo statico e positivo e di elettroni dinamici e negativi, alla divisione sessuale animale e in tutte le manifestazioni della personalità umana. Un terzo esempio. L'uomo è veramente fatto a immagine e somiglianza di Dio, in quanto comprende in sé e riassume in unità i tre momenti alfa, beta, gamma. L'uomo è un corpo, struttura fisica, poggiante su di una impalcatura scheletrica che appartiene al regno minerale gamma, su cui si eleva il metabolismo rapido della vita. Il ricambio vita vegetativa, non ancora coscienza, dinamismo che è beta. Il prodotto ultimo della vita è la coscienza. Da quel dinamismo nato e in continuo sviluppo attraverso un lavorio di prove e di esperimenti, dati da urti non più cosmici o molecolari, ma psichici. Questa unità di concetto è la più evidente espressione del monismo dell'universo e della universale presenza della divinità. Nell'infinita varietà delle forme, lo stesso principio sempre risorge, con nomi e a livelli diversi, identico. Così, a livello gamma, abbiamo la gravitazione. A livello beta, abbiamo quel che chiamiamo simpatia. A livello alfa, amore. Essi sono la stessa legge di attrazione che vincola le cose e gli esseri e regge ad organismo in una rete di continue relazioni e scambi tanto il mondo della materia come quello della coscienza.